Si tratta di una triste vicenda familiare con un movente a quanto pare riconducibile alla necessità di ricoverare l'anziana vittima in una casa di riposo e a dissidi intercorsi con l'autrice dell'insano gesto per queste motivazioni, tutto sommato abbastanza banali, e che è stato accertato e ricostruito nella sua esatta dinamica grazie al tempestivo intervento dell'Arma dei Carabinieri, la stazione di Aidone, il comando provinciale di Enna, coordinati dal sostituto del mio ufficio, che peraltro, avendo avuto messo a disposizione con efficace e lodevole tempismo la persona dell'autrice del gesto in stato di arresto, ne ha raccolto immediatamente la confessione. Evidentemente, la situazione va poi ricostruita con degli accertamenti investigativi ulteriori, primo fra tutti l'autopsia che è già stata disposta dal magistrato onorario dell'inchiesta dopo domani, giovedì, e poi evidentemente le indagini proseguiranno, ma il fatto di avere già stigmatizzato in maniera corretta e puntuale la situazione ed accertato anche grazie alla confessione la responsabilità dell'autrice del gesto è un viatico abbastanza significativo e promettente di un'indagine che si è già avviata, ecco, col binario giusto.